Adesso l'ultimo oratore della mattinata è Manuel Parolitti, che tra l'altro, oltre che un grande esperto di argomenti misteriosofici, è stato anche tra l'altro ospite di recente a Voyager, ha realizzato un testo antologico che chi lo volesse lo può anche comprare qui, che è Misteri del Mondo, no? Che è un ottimo testo, devo dire, corposo, ma è abbastanza esaustivo per tutti gli argomenti che affronta. Detto questo, giustamente c'è da fare da affrontare praticamente un discorso legato a un'altra tematica, quella praticamente della scoperta dell'America. Perché tutti, ovviamente, fin da quando eravamo bambini, sappiamo che l'America è stata scoperta da Colombo. Ma è davvero così? O meglio, è così o c'è di più? E infatti c'è tanto di più, perché adesso poi nell'excursus che Manuel ci farà vedremo come in realtà l'America è stata scoperta da un sacco di gente in varie epoche e che quindi questo discorso si lega a un passato, anzi a dei passati, potremmo dire, insospettati e insospettabili, che però hanno sicuramente una grande importanza. Bene, adesso aspettiamo un secondo la pratica traslazione dei computer. E quando sei pronto, ce lo dici. Sono pronto. Vai, signori, a voi Manuel Parolitti. Grazie Roberto che ancora una volta ha voluto invitarmi qui a San Marino, questa volta non per parlare di ufologia ma per trattare un tema completamente diverso, per affrontare insieme a voi e insieme al mio collaboratore Enrico De Ferrari, che ringrazio per il supporto tecnico che mi sta dando, un viaggio che comincia nell'antica terra degli Egizi, già gli Egizi. Un popolo che abbiamo sempre ammirato per la straordinaria abilità architettonica e ingegneristica che hanno dimostrato nella costruzione delle piramidi, ma che forse da oggi dovremo ammirare anche per le loro eccezionali competenze mostrate nel campo della nautica. Già perché si dice che gli Egizi fossero non solo dei grandi costruttori, ma anche dei grandi navigatori. In particolare si dice che, o meglio, Barry Fell, l'illustre epigrafista, linguista, biologo marino presso l'Università di Harvard, negli anni 70 sostenne che proprio gli antichi egizi, tra virgolette, scoprirono l'America. Più precisamente, Barry Fell raccontò che nel 232 a.C. una flotta composta da 6 navi, guidata dal capitano Rata e dal navigatore Maui, su ordine del faraone alessandrino Tolomeo III, lasciò un porto della Cirenaica per poi risalire il corso del Nilo e per poi immettersi nel Mar Rosso. Proseguiamo. Ecco, abbiamo una rappresentazione di Tolomeo III in una moneta dell'epoca. Proseguiamo. Vai avanti. Ecco, questa sarebbe la rotta che i navigatori Rata e Maui seguirono, secondo Barry Fell. Come potete vedere, partirono dalla Cirenaica, risalirono il corso del Mar Rosso, in questo modo giunsero all'Oceano Indiano e poi continuarono il loro viaggio fino alla Nuova Guinea occidentale indonesiana. Da qui il viaggio sarebbe proseguito fino alle coste dell'America centrale, fino alla Baia California. A questo punto Rata e Maui avrebbero disceso la costa ovest dell'America centrale alla ricerca di un varco che permettesse loro di raggiungere la costa est, ma ovviamente all'epoca il canale di Panama non esisteva ancora e quindi dovettero tornare indietro. Dovettero percorrere a ritroso una parte di questo loro viaggio fino a raggiungere determinate località, più località,
per quale motivo avrebbero raggiunto più località, poiché la flotta egiziana di Rata e Maui si sarebbe frammentata, si sarebbe divisa e avrebbe appunto raggiunto località differenti. Una nave si sarebbe portata in prossimità dell'isola di Pasqua, anzi avrebbe raggiunto l'isola di Pasqua, dove poi i discendenti di Maui avrebbero innalzato i Moai. In buona sostanza c'è chi sostiene che la civiltà Rongo Rongo in qualche modo sia nata da questa discendenza di questi antichi viaggiatori egizi che si sarebbero poi in qualche modo congiunti alle donne indigene. Un'altra nave avrebbe fatto naufragio sull'isola di Pitcairn, resa famosa da un naufragio ancora più celebre, quello del Bounty. Un'altra nave ancora avrebbe raggiunto la Nuova Zelanda, un'altra l'Australia, e due navi invece si sarebbero fermate sulla costa americana. Avrebbero in qualche modo attraccato in prossimità di Santiago del Cile. A questo punto sorge spontanea una domanda: ma qual era lo scopo di questo viaggio? Verrebbe da dire la colonizzazione, la conquista di nuove terre, visto che la flotta di Rata e Maui si è, come ho appena detto, divisa ed è andata a scoprire e poi ad occupare differenti località. Sicuramente all'epoca il faraone Tolomeo III inviava i suoi navigatori migliori alla ricerca di miniere di oro e di argento, ma nella fattispecie lo scopo di Rata e Maui non era quello di colonizzare nuovi mondi, era quello di dimostrare una teoria scientifica che assolutamente per l'epoca era all'avanguardia. La teoria elaborata dallo scienziato alessandrino Eratostene, la teoria secondo la quale la Terra è rotonda e gira attorno al Sole. Rata e Maui in buona sostanza avrebbero dovuto circumnavigare il globo per dimostrare la sfericità terrestre e quindi per dimostrare che Eratostene aveva ragione. Ovviamente il fatto che la flotta di Rata e Maui non fece mai ritorno in patria, in quanto si stabilì nelle località che ho testé elencato, indusse il faraone a pensare che Eratostene avesse torto e che la terra fosse piatta. Insomma, indusse a pensare che forse fosse corretta la teoria opposta, quella teoria che tristemente è rimasta in voga fino a secoli piuttosto recenti. Ma a questo punto nasce un'altra domanda: Eratostene aveva le competenze scientifiche per poter comprendere la sfericità della Terra, per poter comprendere il moto della Terra attorno al Sole? Sembra proprio di sì. Infatti Eratostene, con un esperimento che effettuò in contemporanea ad Assuan e ad Alessandria, riuscì a calcolare la circonferenza del meridiano terrestre con un'ottima approssimazione. Secondo Eratostene il meridiano terrestre era di 41.675 km, oggi con strumentazioni moderne sappiamo che è di 40.000 km, quindi sì, si è sbagliato, ma di poco. Eratostene era in grado quindi di effettuare quei complessi calcoli astronomici che da un lato suffragavano la sua teoria, dall'altro lato dovevano permettere a Rata e Maui di orientarsi per mare. Ma gli egiziani, per quanto fossero dei bravi navigatori, erano dotati di imbarcazioni capaci di solcare gli oceani? A questo quesito diede risposta affermativa un grande navigatore, nostro contemporaneo, possiamo dire, vale a dire il celeberrimo norvegese Thor Heyerdahl. Heyerdahl, che vediamo in foto, ebbe modo di osservare in Egitto degli affreschi funerari in cui scorse delle imbarcazioni. Queste imbarcazioni però erano più grandi, erano più affilate, erano più performanti, diremo oggi, rispetto a quelle che solcavano il Nilo in epoca tolemaica.
E allora Heyerdahl ebbe un'idea. È possibile che queste imbarcazioni non servissero al trasporto fluviale, ma servissero a solcare i mari e, perché no, gli oceani. Heyerdahl, come era suo costume, per dimostrare la fondatezza di questo suo convincimento, decise di passare alla prova empirica. E allora Heyerdahl, che nel 1947 aveva già viaggiato a bordo del celeberrimo Contiki da Callao in Perù fino a Tahiti, decise di compiere una spedizione analoga, decise di affrontare un viaggio per mare, un viaggio oltreoceano, da Safi in Marocco fino a Barbados, a bordo di un'imbarcazione che riproducesse esattamente le specifiche tecniche delle antiche imbarcazioni egizie, quelle imbarcazioni che lui aveva potuto osservare all'interno di questi bassorilievi funerari. Ecco quindi che il nostro Heyerdahl dà inizio alla costruzione del Ra, un'imbarcazione che appunto riproduce fedelmente le antiche navi egizie. Il Ra 1, il 25 maggio del 69, parte dal porto di Safi, diretto a Barbados, ma purtroppo fa un naufragio dopo 54 giorni di navigazione. E allora Heyerdahl dà vita alla costruzione del Ra 2. Il Ra 2 viene costruito da Heyerdahl nei pressi di Safi, in Marocco, utilizzando come maestri d'ascia, non più come nel caso del Ra 1 degli indigeni residenti sulle rive del lago Chad nell'Africa centrale, bensì impiegando quattro indiani Aymara del lago Titicaca, situato tra Bolivia e Perù. Non dimentichiamo questo particolare, quattro indiani Aymara del lago Titicaca, ci aiuterà a comprendere qualcosa di molto importante. Il Ra 2 è molto più fortunato, in quanto effettivamente riesce, attraverso 57 giorni di navigazione, a compiere questo incredibile viaggio dal porto di Safi in Marocco fino a Barbados. E allora ecco che il 12 luglio del 70, quando Heyerdahl a bordo del Ra 2 raggiunge effettivamente Barbados, per lo stesso Heyerdahl e per tutta la sua ciurma, di cui facevano parte anche alcuni italiani, è un giorno di festa, è un giorno di grande giubilo, di grande entusiasmo, poiché è il giorno in cui, secondo Heyerdahl, attraverso una prova pratica, empirica, come tale inconfutabile, si è dimostrato che effettivamente questi antichi egizi erano più evoluti di quanto si potesse immaginare, erano assolutamente in grado di attraversare gli oceani e quindi erano in grado di raggiungere, come teorizzò Barry Fell negli anni 70, le coste dell'America centrale. Ma attenzione, a questo punto dobbiamo soffermarci su un altro particolare tecnico piuttosto importante. Abbiamo detto che, grazie al viaggio di Heyerdahl, si è dimostrato come le imbarcazioni egizie fossero tecnicamente in grado di reggere alle onde, ai marosi dell'Oceano Pacifico piuttosto che dell'Oceano Atlantico. Ma a bordo di queste navi vi erano strumentazioni capaci di consentire ai marinai un orientamento su spazi marini così vasti quali sono gli oceani? Ebbene, ancora una volta la risposta è positiva. Infatti, nella grotta dei navigatori viene scoperto questo graffito che riproduce esattamente la cosiddetta Tanawa. Che cos'era la Tanawa? La Tanawa era l'antesignano del più moderno, tra virgolette, torquetum utilizzato da Cristoforo Colombo durante il suo celeberrimo viaggio per calcolare la longitudine. Quindi la Tanawa era uno strumento assolutamente efficace ai fini del calcolo della longitudine e la sua efficacia in tal senso è stata dimostrata, ecco, da Sentiel Rommel, dallo studioso Sentiel Rommel, che la riprodusse. Andiamo indietro di un passo. Ecco,
Ecco, questa è una Tanawa riprodotta da Senkel Rommel, il quale dimostrò che effettivamente funzionava e consentiva un calcolo della longitudine con un'approssimazione veramente risicata. Successivamente è stata ricostruita anche una riproduzione del più moderno Torquetum e si è visto che i dati forniti dalla Tanawa e dal Torquetum erano più o meno simili, quindi nonostante svariati secoli di differenza, queste strumentazioni consentivano con una certa precisione un orientamento su spazi marini ampi quali sono gli oceani assolutamente sicuro. Ma attenzione, perché nella grotta dei navigatori noi non troviamo solamente rappresentazioni della Tanawa, ma anche rappresentazioni ulteriori che, come vedete, comprendono navi, costellazioni, comprendono addirittura divinità greco-egizie. Com'è possibile che nella grotta dei navigatori, che si trova nella Nuova Guinea occidentale indonesiana, nei pressi della Baia McClure, più precisamente ancora nei pressi del villaggio di Sosorra e Furur, com'è possibile che in una località così distante dall'antico Egitto vi siano rappresentazioni delle antiche divinità greco-egizie? Ma non è tutto. Barry Fell, sempre nella grotta dei navigatori, ha scoperto un'iscrizione che risulta firmata proprio da un certo Maui e che costituisce una sorta di descrizione del suo epico viaggio. Infatti, attraverso questa iscrizione, questo sedicente Maui, abbiamo ragione di credere che fosse il vero Maui, racconta di essere un astronomo, racconta di essere un navigatore. No, indietro, torna indietro. Torna sempre indietro, bene, rimani qui. Racconta di essere un navigatore che nel 232 a.C., insieme al capitano Rata, a bordo di 12 navi, per volere del faraone Tolomeo III, ha attraversato l'oceano con lo scopo di dimostrare la sfericità della Terra. Sempre Barry Fell riesce addirittura a datare questa iscrizione e a collocarla in un periodo compreso fra il 225 ed il 235 a.C., ossia proprio nel periodo in cui sarebbe avvenuto il mitico viaggio di Rate Maui. Come Barry Fell effettua questo calcolo? Lo effettua grazie ad un'eclisse che viene registrata da Maui all'interno di questa grotta. Ma attenzione, perché esiste sempre nella Nuova Guinea occidentale indonesiana, perfetto, un'altra grotta molto importante, la grotta che si trova sull'isola di Vamerei. Ecco, all'interno della grotta dell'isola di Vamerei vengono riscontrate queste raffigurazioni che riproducono la costellazione del Toro, dell'Ariete, del Triangolo di Perseo, ma soprattutto vi sono ulteriori raffigurazioni, indietro ancora, perfetto, che riproducono il teorema di Eratostene, teorema che Eratostene spiega a Maui. Vi è proprio un'iscrizione nella quale Maui dichiara che quello da lui riprodotto attraverso questi grafiti, queste iscrizioni, non è altro che il teorema che Eratostene gli ha insegnato prima della sua partenza. Teorema sul quale purtroppo non possiamo soffermarci a lungo per ragioni di tempo, comunque trattasi del teorema cui ho fatto cenno poco fa, quello che consente di calcolare la circonferenza del meridiano terrestre attraverso il rilevamento dell'inclinazione dei raggi del Sole in due punti diversi, vale a dire il pozzo di Aswan e Alessandria, nella stessa fascia oraria, nella fascia oraria del mezzogiorno. Si riscontra che mentre nel pozzo di Aswan il raggio di sole entra in verticale, invece ad Alessandria forma un'ombra, fa sì che un obelisco formi un'ombra. L'angolo di questa ombra da un lato dimostra la sfericità terrestre, dall'altro permette il calcolo di questa circonferenza del meridiano terrestre. Quindi andiamo oltre la grotta di Vamerei e arriviamo alla Casa Pintada. La Casa Pintada si trova, eccola qui,
a Santiago del Cile, sulla cordigliera dei Monti Cajón. Vi ricordate? Abbiamo detto che due navi arrivano sulla costa dell'America centrale, la discendono verso sud e poi si fermano nei pressi dell'odierna Santiago. Guarda caso, sempre nei pressi dell'odierna Santiago, vi è la Casa Pintada. All'interno della Casa Pintada vi sono questi graffiti che sono stati riscontrati dall'illustre ingegnere tedesco Karl Stolp nel 1885, mentre le rappresentazioni grafiche della grotta dei navigatori della Nuova Guinea occidentale indonesiana furono sì studiate da Barry Fell nei termini che vi ho riferito, ma furono scoperte nel 1938 dal professor Joseph Roder dell'Università di Francoforte. Ma ora rimaniamo concentrati sulle rappresentazioni scoperte nella Casa Pintada da Karl Stolp nel 1885. Imperversa una tempesta, Stolp e i suoi uomini hanno bisogno di un rifugio, lo trovano proprio all'interno di questa Casa Pintada. E attenzione, perché immediatamente a mostrare interesse per queste iscrizioni, non appena vengono rese pubbliche, o meglio, non appena vengono diffuse anche dalle università cilene, è proprio Barry Fell. Barry Fell riesce addirittura a tradurre queste iscrizioni, perfetto, queste iscrizioni, e scopre qualcosa di incredibile, scopre che si tratta di un atto politico, si tratta dell'atto col quale formalmente il navigatore Maui rivendica le terre oggigiorno definite cilene e ne attribuisce la proprietà alla corona del faraone Tolomeo III. Quindi si tratterebbe dell'atto col quale i navigatori Rata e Maui avrebbero preso possesso di queste terre in nome per conto del faraone Tolomeo III. Vi leggo brevemente la traduzione data da Barry Fell rispetto a questa iscrizione che qui vediamo in un disegno riprodotto da Karl Stolp. Limite meridionale della costa raggiunto da Maui. Questa regione è il limite meridionale della terra montuosa che il comandante rivendica al re d'Egitto e dalla sua regina e dal loro nobile figlio, per un'estensione di, secondo la traduzione di Phil, 4.000 miglia. Ovviamente è stato Phil a parlare di miglia, ripida e ricca di montagne che si levano alte. Non solo, Phil riesce anche a stabilire il periodo in cui questa iscrizione sarebbe stata incisa, il 5 agosto dell'anno di regno 16. Tutto torna, sembra proprio che l'iscrizione risalga ad un periodo compreso tra il 230 ed il 231 a.C., l'epoca dello straordinario viaggio di Rata e Maui. Ma a questo punto Barry Fell fa una scoperta ancora più sensazionale. Studia queste iscrizioni e nota delle similitudini. Capisce che queste iscrizioni sono riconducibili ad un antico dialetto libico-berbero, quel dialetto libico-berbero che veniva parlato in Cirenaica proprio in epoca alessandrina. E attenzione ad un particolare: dove vennero reclutati i 300 marinai che poi vennero chiamati a bordo delle sei navi guidate da Rata e Maui? Ecco, questi 300 uomini vennero reclutati proprio nella Cirenaica. Quindi, secondo il nostro Barry Fell, queste iscrizioni non sono altro che testi redatti in un'antica scrittura libico-berbera. Ma poi questa scrittura libico-berbera viene riscontrata anche in altri luoghi. Viene riscontrata, ad esempio, sull'isola di Pitcairn. Abbiamo una... continua, prego. Abbiamo, perfetto, questa è l'isola di Pitcairn. Anche sull'isola di Pitcairn, dove approdò una delle sei navi di Rata e Maui,
il nostro Berrifele trova una serie di iscrizioni e ancora una volta nota delle similitudini con questo antico dialetto libico-berbero che veniva parlato dai marinai di Rate Maui in epoca tolemaica. Non solo, ulteriori iscrizioni vengono trovate anche in Australia e in Nuova Zelanda. E allora, sulla scorta di tutti questi riscontri, Berrifele arriva ad una conclusione incredibile. Secondo Berrifele, la lingua oggigiorno parlata in Polinesia, la lingua oggigiorno parlata dai Maori, non sarebbe altro che una derivazione dell'antico dialetto libico-berbero parlato in epoca tolemaica in regione cirenaica, da quelli che oggi chiameremmo marinai bengasini. È una conclusione incredibile, ma attenzione, perché le scoperte non finiscono qui, in quanto ulteriori segni, ulteriori rappresentazioni della cultura egizia, dopo essere state riscontrate nella grotta dei navigatori, nella grotta di Vamerei, nella casa pintada, cioè nella casa dipinta di Santiago del Cile, vengono trovate anche nell'America del Nord, nell'America settentrionale, e in particolare, ecco, torniamo indietro di un passaggio, perfetto, questa è una rappresentazione di una comparazione effettuata da Berrifele tra il suddetto dialetto libico-berbero, la lingua parlata sull'isola di Pasqua, o meglio, la lingua scritta sull'isola di Pasqua, la lingua poi utilizzata dalla civiltà Maori, insomma, è un raffronto tra tutte quelle lingue che oggi vengono parlate nelle terre raggiunte dalla flotta egiziana e l'antica lingua parlata a bordo delle stesse navi. Quindi Berrifele effettua questo raffronto, nota delle similitudini e giunge alla conclusione che vi ho sintetizzato. Le odierne lingue Maori e la lingua utilizzata oggigiorno sull'isola di Pasqua sarebbero, e poi in Polinesia, non dimentichiamo, sarebbero derivazioni dell'antico dialetto libico-berbero. Ma dicevamo che tracce della cultura egizia sono state riscontrate anche nell'America settentrionale ed in particolare nella grotta di Anubis, che si trova a Tulsa, in Oklahoma. Ebbene, all'interno di queste grotte, in realtà sono cinque, la si indica al singolare, ma sono cinque, si trova proprio una rappresentazione di Anubis. Non solo, si trova anche una rappresentazione del toro Api e si trovano anche tracce dell'antica scrittura ogamica. Com'è possibile che nell'America settentrionale ancora oggi si trovino tracce dell'antica cultura egizia, si trovino addirittura rappresentazioni di due fondamentali divinità egizie, quali erano Anubis e Api? Non dimentichiamo che nei pressi della Anubis Cave o grotta di Anubis nel 2010 è stata trovata una pietra proprio sulle rive del vicino fiume Arkansas, sulla quale risultava una rappresentazione del toro Api grondante di sangue. Ecco, questa rappresentazione del toro Api grondante di sangue rimanda alla cultura mitraica, al mitraismo. Infatti, uno dei riti fondamentali del mitraismo prevede proprio che un toro venga sgozzato da mitra e che il sangue del toro venga fatto colare sull'iniziato. Quindi sulla pietra del fiume Arkansas viene, si dice, ritrovata una rappresentazione di un toro grondante di sangue quale simbolo dell'antica religione mitraica. Quindi in un contesto territoriale molto piccolo, se vogliamo, il contesto territoriale che va dal fiume Arkansas fino alle cinque grotte di Anubis, troviamo sia segni dell'antica cultura e religione egizia, sia segni del mitraismo. Ma a questo punto può nascere un'ulteriore domanda, anche sulla scorta del fatto che nella grotta di Anubis si trovano tracce dell'antica scrittura ogamica, cioè la scrittura che veniva utilizzata
dagli antichi Celti, irlandesi e scozzesi nel III, IV, V secolo d.C. Ecco, la scrittura organica si trova nella... torna indietro. Ecco, queste sono rappresentazioni dell'antica scrittura organica all'interno della Nubis Cave. La scrittura organica era costituita da una linea orizzontale intervallata da trattini perpendicolari. Ecco, quindi com'è possibile che tracce dell'antica scrittura organica siano tuttora ravvisabili nell'America settentrionale, in siti molto importanti come quello della Nubis Cave? La risposta è che in realtà questi segni non sono riscontrabili solo nella Nubis Cave, ma in altri siti estremamente famosi, i siti megalitici di Gungi Womp e America's Stonehenge. Possiamo procedere? Quindi sembra proprio che non solo la cultura egizia sia approdata nel Nuovo Mondo, ma anche la cultura celtica, perché questa scrittura organica, torno a ripetere, veniva utilizzata dai Celti, irlandesi e scozzesi fino al VI secolo d.C. La riscontriamo anche a Gungi Womp e America's Stonehenge, perfetto. Gungi Womp e America's Stonehenge sono due siti megalitici molto importanti. Quello di Gungi Womp si trova a Broughton nel Connecticut, mentre quello dell'America's Stonehenge si trova a Salem nel New Hampshire. Furono acquistati nel 1938 da William Goodwin, il quale avanzò subito una teoria riguardo l'origine di questi siti. Secondo Goodwin, entrambi i siti sarebbero stati edificati da monaci irlandesi Culdì, i quali nel VI secolo d.C., per sfuggire alla persecuzione norrena, avrebbero lasciato la loro terra d'origine, l'Irlanda, per poi raggiungere le coste dell'America settentrionale. Ecco un altro viaggio fuori dal tempo, ecco un altro viaggio in, tra virgolette, America, quando ancora non si chiamava così. Abbiamo visto il viaggio oltreoceano degli antichi egizi e ora a quanto pare dobbiamo confrontarci col viaggio dei Celti nel Nuovo Mondo. Sembra una tesi incredibile, ma come dicevo poco fa, anche a Gungi Womp noi possiamo trovare tracce della scrittura organica. Ecco, tracce di questa scrittura rappresentata da una linea retta intervallata da trattini perpendicolari. Ma quale poteva essere la funzione di Gungi Womp e America's Stonehenge? Ebbene, i monoliti che formano questi siti riflettono precisi allineamenti astronomici, di cui la teoria che sia Gungi Womp sia l'America's Stonehenge potessero essere dei grandi osservatori astronomici oppure dei grandi calendari astronomici. D'altronde, nel giorno degli equinozi abbiamo un raggio di sole che penetra da una piccola finestrella quadrata situata sulla parete ovest della cosiddetta camera del calendario e che poi va a illuminare un punto ben preciso sulla parete opposta. Quindi tutto ciò conferma che i monoliti, le pietre che formano Gungi Womp e l'America Stonehenge non sono state collocate a caso, ma effettivamente riproducono degli allineamenti astronomici pregni di significato. E allora, se Gungi Womp e l'America Stonehenge erano davvero dei grandi osservatori astronomici, erano davvero dei grandi calendari, ecco che possiamo porli in correlazione con la più famosa Stonehenge, con la Stonehenge che tutt'oggi possiamo ammirare nello Wiltshire inglese. Quindi ecco che abbiamo trovato ulteriori collegamenti e nello stesso tempo ulteriori prove del fatto che la cultura celtica in qualche modo sia approdata nel Nuovo Mondo, una cultura celtica molto antica che affonda le sue radici appunto nelle strutture megalitiche dello Wiltshire inglese. D'altronde, il fatto che il mondo celtico sia giunto in America prima di Colombo, America sempre tra virgolette, dato che questo nome è stato attribuito in un'epoca piuttosto moderna, ecco, non deve stupire più di tanto. Per quale motivo non deve stupire? Poiché
intorno all'anno 1000, un tale Leif Erikson, figlio di Erik il Rosso, affrontò un viaggio straordinario, un viaggio che lo vide a bordo del suo Drakkar partire dalla sua Norvegia per poi raggiungere la Groenlandia e per poi raggiungere quella che allora si chiamava Helluland, la terra delle pietre piatte, cioè l'odierna isola Baffin. Da qui il nostro Erikson sarebbe ripartito per raggiungere il Labrador e infine quella che lui avrebbe chiamato Vinland, cioè una regione compresa tra i banchi di Terranova e l'odierna Virginia. Quindi sicuramente questo viaggio è avvenuto, ormai anche gli storiografi più scettici concordano nel ritenere che i popoli del nord, in particolare questi vichinghi guidati da Leif Erikson, abbiano davvero raggiunto le Americhe in epoca precolombiana, ma attenzione perché fra il viaggio di Erikson fino ai banchi di Terranova ed il viaggio di Colombo del 1492, a quanto pare si colloca un ulteriore viaggio fuori dal tempo, un ulteriore viaggio oltreoceano in epoca precolombiana, quello che sarebbe stato compiuto nel 1398 dai Cavalieri Templari. E per contestualizzare meglio, un piccolo passo indietro, le fotografie hanno mostrato la pietra di Kensington, che è stata trovata nel 1898 nel Minnesota da Olof Oman, sarebbe un'ulteriore prova della presenza celtica nel Nuovo Mondo, così come la pietra di Narragansett, che invece è stata scoperta da un pescatore negli anni 80. Per quale motivo queste due pietre, la pietra di Kensington e la pietra di Narragansett, che è stata, dicevo, scoperta nella baia di Narragansett nel 1980, sarebbero ulteriori prove di questa presenza celtica nel Nuovo Mondo, con buona pace di coloro che confutano l'originalità di questi monoliti, con buona pace di coloro che tuttora li contestano e li ritengono dei falsi. Tema sul quale si potrebbe aprire un ampio dibattito, ma direi che non è questa la sede. Mi limito semplicemente a evidenziare che sia sulla pietra di Kensington sia sulla pietra di Narragansett compare la Uked X. La Uked X, come ho già avuto modo di spiegare, è un antico simbolo runico che taluni attribuiscono addirittura alla tradizione templare. Ecco, questo simbolo runico, costituito da una croce dotata di ganci in corrispondenza delle estremità, sarebbe una rappresentazione dell'equilibrio, l'equilibrio tra l'uomo e la donna, tra il giorno e la notte, tra il padre e il figlio, e sarebbe anche una rappresentazione allegorica della discendenza e quindi della trasmissione del sapere divino appunto da Dio al genere umano, per poi promuovere il suo perpetuarsi di generazione in generazione. Quindi su queste pietre, la pietra di Kensington, la pietra di Narragansett, abbiamo un'infinità di simboli runici, in modo particolare abbiamo questa Uked X, e allora ecco che se queste due pietre sono originali, abbiamo individuato due ulteriori prove del fatto che effettivamente i Celti abbiano raggiunto il Nuovo Mondo prima di Colombo. Ma come accennavo poco fa, ben prima di Colombo, diciamo quasi un secolo prima di Colombo, anche i Templari avrebbero raggiunto l'America ed in particolare l'America nord-orientale. Ma cerchiamo di contestualizzare meglio il viaggio che i Cavalieri del Sacro Ordine avrebbero compiuto. Come ricordava prima l'amico Patrizio, nel 1307 inizia la persecuzione dei Cavalieri Templari ad opera del re di Francia Filippo IV il Bello, che vuole semplicemente mettere le mani sul loro tesoro per finanziare nuove guerre, per rimpinguare le povere casse dello Stato francese. A questo punto i Templari devono fuggire, devono lasciare in fretta tutte le loro roccaforti, non solo quelle situate in Francia, ma anche quelle situate in... Sì,
anche quelle situate in Terra Santa. Qui vediamo probabilmente la più importante, cioè il castello di Kerak, situato nel cuore della Giordania, che ho avuto il piacere di visitare con l'amico Paolo Guzzardi, dirigente del CUN, nel mese di agosto di quest'anno. Quindi i Templari devono lasciare questa e tante altre fortezze situate in Medio Oriente e oggigiorno visitabili, anche se con qualche rischio che fortunatamente non si è concretizzato, e poi devono lasciare tutte le loro magioni situate in Francia e in tanti altri territori europei. Insomma, devono fuggire, ma fuggire per trovare riparo dove? Ebbene, si dice che abbiano trovato riparo in Scozia, presso la nobile famiglia Sinclair. In Scozia il principe William Sinclair dà loro rifugio, ma nelle terre scozzesi i cavalieri del Sacro Ordine rimangono meno di un secolo. Infatti nel 1398 verrebbe compiuto questo incredibile viaggio dalla Scozia all'America nord-orientale da parte dei pochi cavalieri templari sopravvissuti, a bordo di 12 navi guidate dal capitano veneziano Antonio Zeno e scortate dal principe Henry Sinclair. Ora, questo viaggio sarebbe stato molto difficile, molto faticoso, molti cavalieri sarebbero morti durante il suo compimento, ma alcuni templari storicamente sarebbero davvero giunti sulle coste dell'America nord-orientale, dove avrebbero fondato due colonie basate sul rito massonico scozzese, cioè quella di Newport nel Rhode Island e quella di Louisbourg in Nuova Scozia. Ecco, la Nuova Scozia. Della Nuova Scozia fa parte tuttora la mitica isola di Oak Island, l'isola della quercia, l'isola del Money Pit. Che cos'è il Money Pit? Il Money Pit, noto anche come Pozzo del Denaro, è un profondissimo pozzo che sarebbe stato scavato dai cavalieri templari per poi nascondere nelle sue viscere, nelle sue inespugnabili profondità, il loro preziosissimo tesoro e soprattutto l'elemento più prezioso del loro tesoro, vale a dire il Santo Graal. Teniamo presente che questo pozzo è antichissimo e nonostante molte imprese abbiano tentato di raggiungerne il fondo, di esplorarne il fondo, nessuno è mai riuscito a stabilire con esattezza che cosa si trovi appunto sul fondo di questo pozzo. Questo perché un sistema di canalizzazione studiato dai costruttori dell'epoca fa sì che il pozzo si allaghi non appena si cerca di scendere in profondità togliendo strati di pietre e di terra. Quindi questo pozzo è davvero inespugnabile e il fatto che esistano tutti questi congegni, tutte queste opere idrauliche atte a impedire il raggiungimento del suo fondo induce legittimamente a credere che qualcosa di prezioso nel pozzo di Oak Island effettivamente si trovi. E c'è chi parla appunto del Santo Graal. Quindi il Santo Graal sarebbe custodito tuttora nelle profondità del pozzo di Oak Island, e se questo è vero, allora è altresì vera la presenza dei discendenti, dei cavalieri del Sacro Ordine in quelle terre. D'altronde vi è un'ulteriore prova del fatto che i Templari abbiano davvero raggiunto l'America settentrionale prima di Cristoforo Colombo, vale a dire la Torre Newport. La Torre Newport si trova a 30 km dalla baia di Narragansett, si trova quindi nel Rhode Island, e molti studiosi sostengono che non possa trattarsi di un edificio coloniale, cioè di un edificio costruito dopo la scoperta ufficiale dell'America. Insomma, c'è chi teorizza che si tratti di un edificio molto antico, un edificio che sarebbe stato costruito appunto dai cavalieri templari subito dopo il loro arrivo nel New Hampshire. Che cosa induce a questa conclusione? Innanzitutto la forma di questa torre, la forma a base circolare, la forma cilindrica. Infatti molte chiese dedicate ai templari o erette dai templari hanno appunto una base circolare. Pensiamo ad esempio alla chiesa di Chiusdino, la famosa chiesa di San Galgano in Toscana,
vicino a Siena, che io e il mio collaboratore abbiamo potuto visitare molti anni fa, ed è stata una delle nostre prime indagini sul campo. Ecco, la rotonda di Montesiepi è appunto rotonda ed è sicuramente un edificio templare. La torre Newport è altrettanto rotonda e sembra riflettere degli stilemi tipici dell'architettura medievale. Non solo, sembra proprio che sia stata costruita utilizzando utensili di epoca medievale. Tutto ancora una volta induce quindi a retrodatare le costruzioni che si possono ammirare in America, a retrodatare incisioni, graffiti, a retrodatare in buona sostanza la cosiddetta scoperta dell'America. E se effettivamente questa retrodatazione ha un senso, allora è altrettanto corretto continuare a indagare sulla fondatezza della cosiddetta tesi diffusionista, quella tesi cui Torrey, Erdal e Berryfell hanno consacrato la loro vita di studiosi e di esploratori. Che cosa dice la tesi diffusionista? Secondo questa tesi, popoli lontani, popoli residenti sulle sponde opposte degli oceani, ben prima del viaggio di Cristoforo Colombo, sarebbero riusciti in qualche modo a mettersi in contatto e quindi sarebbero riusciti a compiere un interscambio culturale, un interscambio commerciale, un interscambio su più livelli. Un interscambio che avrebbe arricchito quindi tanto le popolazioni del Nord Africa, quanto le popolazioni celtiche del Nord Europa, quanto le popolazioni indigene del Centro e del Nord America. Ecco quindi che queste culture avrebbero sviluppato un patrimonio comune, un patrimonio che tuttora possiamo constatare, un patrimonio fatto, come abbiamo visto, di lingue per molti aspetti simili, un patrimonio fatto di conoscenze astronomiche simili, di calendari simili, di scritture simili, di tecniche di mummificazione simili, così come simili sono anche le tecniche di costruzione architettonica e di costruzione navale. E allora ecco che se la tesi diffusionista effettivamente è corretta, se effettivamente questo interscambio è avvenuto, non deve stupire il fatto che, torniamo un attimo indietro, le piramidi siano diffuse non solo in Egitto, ma anche in Messico, anche in Perù. E del pari non deve stupire il fatto che oggi, ancora oggi, sulle rive del lago Titicaca, di cui vi ho già parlato pregandovi di memorizzarlo, sulle rive del lago Titicaca tra Bolivia e Perù, possiamo trovare queste imbarcazioni. Imbarcazioni costruite esattamente come venivano realizzate le antiche imbarcazioni di papiro che solcavano le acque del Nilo. Imbarcazioni che ricordano da vicino anche il Ra 1 e il Ra 2 di Torreyerdal, imbarcazioni costituite da fuscelli, da canne, legate insieme da cordame, senza mai fare uso di chiodi o di filo di ferro, imbarcazioni che oggi possono permettere ai pescatori del lago Titicaca di sopravvivere grazie all'esercizio della pesca nelle acque di questo grande lago, così come permettevano agli antichi egizi di sopravvivere pescando e trafficando e vivendo lungo le sponde del Nilo. Quindi nulla sembra casuale, tutto sembra legato da un filo conduttore che in epoca precolombiana avrebbe solcato gli oceani Indiano, Atlantico, Pacifico, da parte di più soggetti, più avventurieri, più popolazioni, popolazioni che realmente sarebbero riuscite a stabilire degli edificanti rapporti, rapporti di cui oggi possiamo ammirare le testimonianze. E allora forse questa teoria diffusionista, ovviamente avversata dai sostenitori della sua nemesi, quella isolazionista, ecco, la teoria diffusionista sarebbe davvero sensata, avrebbe davvero un fondamento. E se questa tesi è corretta, allora forse è legittimo credere che popoli lontani, popoli separati dagli oceani, nonostante gli oceani, in qualche modo siano riusciti a dialogare. Se ciò è veramente avvenuto, dobbiamo riscrivere una pagina
fondamentale della nostra storia, cioè la pagina dedicata alla scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Un simile epilogo indubbiamente ci può sconvolgere, ma mai quanto furono sconvolti Rate Maui quando videro aprirsi le porte di un nuovo mondo. Grazie. Grazie Manuel. Allora.